un'occasione molto ghiotta quella di oggi a Design Book, perché abbiamo in studio il design director di una grossa multinazionale e ci spiegherà come alcuni prodotti vengono progettati e poi arrivino in casa nostra. Andiamo a conoscerlo tramite il ritratto che Jacopo Zibardi gli ha fatto e poi verremo direttamente in studio a parlare con lui dopo la sigla. È una grossa responsabilità quella di coordinare il design center di una grossa multinazionale, anche perché poi si collabora, si lavora a stretto contatto con i grossi nomi del design nazionale e internazionale. Questo fa Mauro Porcini, che è con noi oggi, grazie di essere con noi. Grazie, Rindo. Per 3M, non Italia, ma 3M all over the world. Per tutto il mondo, esatto. Adesso infatti fra un po' partirai e andrai, si può dire? Sì, a Minneapolis. Ecco, va bene. Senti, che cosa vuol dire lavorare con tante persone che già conosci per altri esiti formali, ma che in un certo senso anche chiamate a raccolta per entrare nel panorama domestico di tutti noi? È un lavoro privilegiato, avere la possibilità di interagire con questo mondo del design e soprattutto con questi attori del mondo del design a livello internazionale, è un qualcosa che non è una possibilità che hanno tutti e quindi sono molto contento. E come si rapportano loro a voi, cioè all'azienda che tu rappresenti? Perché non è una piccola media azienda italiana che produce mobili, ma un grosso gruppo. Sì, prima di tutto 3M è un'azienda dalla grande tradizione dell'innovazione, con un grande brand molto rispettato. Quindi possiamo fare un gioco, diciamo un prodotto e sappiamo che ce l'abbiamo in casa, no? Scotch, Post-it, vado a memoria. Le spugnette Scotch Brite, i compositi bianchi nei denti o gli schermi, i Bright Enhancement Film, che sono dei film che aumentano la luminosità dei cellulari, che sono praticamente tutti i cellulari del mondo. Quindi spesso non ci rendiamo conto di avere un prodotto 3M addosso, attorno a noi invece è lì, incombente. Senti, tra i tuoi riferimenti porti due profili molto diversi. Uno è a destra l'immaginario anni 80, direi, no? Sì. Anche però ballano ancora adesso i bambini nel disco dance. E invece un direttore di un design center molto importante di un'azienda quale Philips, no? Sì, Marzano. Sì. Stefano Marzano l'ho conosciuto quando avevo 19 anni e l'ho rincontrato varie volte nell'arco della mia carriera ed ha avuto un ruolo molto importante perché ha creato un po' la traiettoria di quello che ho cercato di fare nel mio lavoro. Ma si può dire anche molte persone, perché profili professionali, perché molti hanno collaborato con lui e comunque evidentemente lui ha dato un imprinting molto importante. È il primo che ha portato il design all'interno di una multinazionale nel mondo con un approccio all'italiana, facendo leva sui grandi nomi del design, ma al contempo creando una struttura interna diverso da quello che fino allora era stato fatto. Che era, cioè, rivolgersi alle grandi firme tout court, immagino, e basta. Invece qui un design center interno è una cosa diversa. Esatto. Mentre Claudio Cecchetto è dopo la mia esperienza in Philips Design, ho incontrato Claudio, abbiamo creato una società insieme, siamo stati insieme in questa società per circa 2 anni. Claudio mi ha segnato profondamente per l'imprenditorialità che lui ha, a prescindere dal tema di riferimento. Quindi con una interazione quasi maieutica ha portato fuori quell'imprenditorialità che probabilmente era già in me da prima, ma l'ha resa molto più consapevole. Quindi due figure guida, bella questa cosa, non avrei mai immaginato questo accostamento. Completamente diverse. Questo è un dipinto di Raffaello Sanzio, è la Scuola di Atene ed è un dipinto denso di significati per quanto mi riguarda. C'era oggi sul Corriere, tra l'altro, mentre veniva, si vede spesso, però questa casualità non è... Beh, è un riferimento all'arte, all'architettura, si vede proprio l'impianto prospettico in questo dipinto, che hanno segnato profondamente la mia infanzia. Mio padre architetto, mio nonno pittore all'atere della sua carriera, quindi un grande... io mi ricordo, respiravo l'odore della carta, dei rotoli di carta nello studio di mio padre,
l'arte è stata veramente importante, ma è anche metafora dell'approccio profondamente culturale del design europeo in generale e del design italiano in particolare. Platone e Aristotele al centro dell'immagine, Platone tra l'altro che ha segnato profondamente il mio percorso di studi, quello che mi attraeva particolarmente è la sua attenzione verso l'amore, l'emozionalità come motori del mondo, dell'universo. Ed è un qualcosa che il mondo delle idee. Esatto, l'aspirazione verso il mondo delle idee. Hai studiato filosofia? Io ho studiato liceo scientifico e la filosofia, come usa dire mia madre, mi ha veramente aperto la mente. L'approccio poliedrico a vari temi nel liceo. Il mio professore di filosofia del liceo è quella cosa con la quale, senza la quale il mondo va avanti uguale, ma poi non è vero, lo diceva per sottrazione, per differenza, no? Quindi dove siamo? Questo è Gary Hatzwit, è un regista che ho conosciuto circa un anno fa a Barcellona, un regista americano, e ha fatto un film che si intitola Objectified sul design, sul product design, dopo aver fatto un altro film che si intitolava Helvetica sul graphic design. Il motivo perché qui è perché la mia carriera si divide tra l'Italia e il resto del mondo, soprattutto l'America. Bello che chiami carriera, vai proprio diretto, sì, la mia carriera professionale, esatto. Il percorso professionale, no, carriera. Lì è l'impronta dell'azienda dietro di me, che è perverso, dopo anni di formazione progettuale, di design. Parliamo di filosofia e di carriera, va benissimo. L'altro sforzo è cercare di non usare parole inglesi, perché anche in una multinazionale americana è veramente difficile. Gary ha fatto questo film sul design di prodotto, e in un paese come l'Italia, dove il design italiano viene celebrato costantemente, è molto interessante vedere come chi produce da non designer un film per non designer non citi neanche un designer italiano. L'unico nome italiano è Paola Antonelli, che ormai direttrice del MoMA, che ormai è americanizzata. Lì c'è l'arco, ma solo lì, e non compare poi all'interno del film. E quando io gli ho chiesto dopo la presentazione a Barcellona come mai non avessi almeno citato un designer italiano, lui mi ha risposto: Everything but Italy, ti ha detto. No, non ho citato neanche un designer svedese, è stata la sua risposta. Però è stata una risposta illuminante, perché viviamo in un contesto, quello italiano, dove celebriamo la nostra tradizione, certo, del design. Però iniziano a muoversi tante dinamiche nel mondo del design a livello internazionale, e ci sono nuove logiche nel mondo, certo, del design a livello internazionale. Forse sarebbe interessante iniziare a interagire con altre realtà al di fuori dell'Italia e cercare di mettere in discussione. Senti, anche se sistema, tra questi nomi che vediamo qua, Newson, Fukasawa, eccetera, eccetera, Rashid, Bengel, eccetera, molti lavorano con aziende italiane. Passano da... Quindi... O con aziende che non sono neanche più italiane, ma passano dalla piazza italiana per lavorare. Ecco. Ed è uno dei motivi per cui noi ci teniamo ad avere un design center in Italia. Eccolo. E questi sono i vostri collaboratori di riferimento, molti li conosco, vogliamo citarne qualcuno? Sì, da Andrea Branzi in alto a sinistra e Trini Castelli in alto a destra, che, con cui abbiamo collaborato, ma che hanno segnato anche il mio percorso di studi, a Tom Kelly in alto, CEO di IDO, Chris Bangle, gli amici Stefano Giovannoni, Sigurd Torstensson, Design Group Italia con Peter Newbold, che è in basso sotto di lui. Sì, che lui è la causa del vulcano, è lui, no? Esatto, è islandese. Senti, posso dire che il 50% sono stati da noi in studio, altri li abbiamo intervistati, per cui devo dire che comunque siamo sul pezzo, come si dice. Giulio Ceppi, che è stato con noi, Francesco Morace, e chiudiamo il... Zaccai di Continuum, sì, e Paolo Pininfarina. Diciamo, interlocutori, io, come dicevo prima, mi sento veramente privilegiato ad interagire con questi personaggi quotidianamente. Ed ecco qui un esito che ci portiamo in casa, di un progetto vostro, no? Che è firmato. Sì, è il primo prodotto che abbiamo disegnato con questo design center quando sono entrato in azienda, disegnato con Pininfarina. È un prodotto che ha avuto un enorme successo, un proiettore multimediale. Se vai alla slide successiva, si vede il concept iniziale, e l'ho voluto far vedere proprio perché rappresenta quanto sia importante nel processo di sviluppo prodotto affidarsi anche all'intuito e alle emozioni. Era l'unico concept veramente fuori dagli schemi, tutti gli altri erano più o meno... Era un po' un... Esatto, era il nome in codice, era il canocchiale, sì, infatti.
C'è stato un project leader, il marketing director allora, che ha avuto il coraggio di portarla avanti. E l'innovazione nelle aziende è fatta veramente anche dal coraggio di individui. Una delle caratteristiche principali è la possibilità di regolare l'inclinazione attraverso questa base con una sfera al centro in modo molto intuitivo. Sembra quasi una testa con i due occhi, no? Sembra una testa, si, ti invita ad accarezzarlo, cioè, a prenderlo con le mani. Friendly, a, no? Esatto, esatto. Non possiamo usare l'inglese, io ci provo. Ti ringrazio. E qui alcuni ritagli di stampa, ma è stato un grosso successo interno ed è quello che ha dato la possibilità veramente al design di essere più ascoltato all'interno dell'azienda. Correva l'anno? 2000, quando l'abbiamo lanciato 2004. Il New York Times che diceva "The question is what to watch, the movie or the projector", la domanda è cosa guardare, il film o il proiettore. Un metaprogetto, in un gioco. Beh, bello, dai, come titolo, io sarei titolisti incredibili loro. Ecco, mentre il precedente proiettore è stato l'inizio di questo percorso ed è stata un'operazione di stile, ma attraverso il puro stile siamo riusciti a raddoppiare i volumi, a creare attenzione. Posso fare una domanda da giornalista? Sì. Come farebbe un giornalista? Allora, 3M era nota per alcuni prodotti, no? Mass market, un altro. Qui va invece in prodotti un po' più di alto livello, no? Dove si vede proprio la mano del designer. È stata una richiesta dell'azienda, il tuo arrivo ha spostato questo interesse, oppure c'era già tutta una produzione di questo tipo? C'era già una produzione di questo tipo. Il design center, sia nei prodotti di alta gamma, sia nei prodotti più commodity, più umili, cerca di creare innovazione e di portare emozioni nell'esperienza che si ha con questi prodotti. Quindi, però diciamo, il tuo arrivo ha dato una svolta in questi termini. In questo, ma poi in parallelo abbiamo lavorato su tanti altri prodotti, anche più umili, tra virgolette. Larga diffusione. Questo proiettore è proprio l'interazione tra il team di design e il team di ingegneri collocato tra Austin e il Giappone, Austin in Texas, e qui abbiamo una tecnologia che permette di proiettare da distanza molto ravvicinata, da 50 centimetri con uno schermo da 60 pollici, mentre di media ci vuole 1,5 metri di distanza. La segnalazione a compasso d'oro, addirittura. Esatto, segnalazione a compasso d'oro e vari altri premi in giro per il mondo, perché penso sia proprio l'interazione perfetta, giusto bilanciamento di tecnologia e design in senso di stile, usabilità e interazione. Qui questa tecnologia ha praticamente cambiato la semantica del prodotto stesso, quindi mentre di solito i comandi sono sulla parte superiore, sì, i cavi sono dietro, la lente davanti, qui abbiamo messo i cavi davanti insieme alla lente e tutta l'interazione sulla parte posteriore, perché il proiettore si avvicina alla parete, certo, come un lettore DVD, e quindi l'interazione deve venire da dietro, i cavi li nascondi perché vicino. Se possiamo dirlo, è anche come forma un po' la memoria Design Group Italia, se non Design sbaglio, Group un po' Italia. La memoria quasi di, come si chiama, le cose per la musica, no? I vecchi, come si chiama? Stereo, diciamo così, almeno ci capiamo. Questo è uno degli ultimissimi proiettori, si vede dalla moneta, è un micro proiettore che si può mettere in tasca, delle dimensioni di un cellulare, ed è una tecnologia all'interno di questo prodotto che rivoluzionerà il modo in cui interagiremo probabilmente non solo con i proiettori, ma anche con i cellulari e altri apparecchi di quel tipo. Oggi è difficile condividere immagini, video su un cellulare. Sì, perché lo schermo è piattino. Esatto, è piccolino. In futuro probabilmente si riuscirà a condividere attraverso la proiezione il contenuto che sta sul cellulare, fino ad arrivare poi. E ci saranno delle applicazioni che ruberanno la foto dall'immagine, dal muro direttamente. Esatto. Prova a dire una cosa, c'è. E queste sono variazioni. Quindi qui in questo caso c'è colore, la possibilità di posizionamento. Esatto.